il mais. Qui vedete la coltura di eccellenza della pianura del nord Italia. È la coltura che viene più praticata, ha delle produzioni molto elevate e relativamente facile da condurre, ma soprattutto ha dei livelli produttivi eccezionalmente elevati, spesso doppi di quelli del frumento tenero. Questo ne giustifica ampiamente la coltivazione. Ma poi c'è un altro aspetto che molto sovente viene dimenticato. Il mais è alla base dell'alimentazione degli animali che vengono allevati per le nostre produzioni di eccellenza, nell'ambito caseario e poi per la produzione di carni e dei prosciutti, che sono quelle delle DOP che ci consentono poi di avere prodotti di eccellenza ampiamente esportati e quindi una notevole ricchezza per il paese. Il mais però, come tutte le colture, ha i suoi problemi. Ha i suoi problemi legati al fatto che è una coltura che si produce molto, ma ha anche necessità di essere concimata ampiamente. Nell'ambito del progetto di eccellenza del Dipartimento di Scienze Agrarie, Forestali e Alimentari, qui nell'azienda sperimentale in Carmagnola, abbiamo appositamente allestito diverse prove sperimentali al fine di trovare le migliori condizioni e pratiche per nutrire il mais nel modo più sostenibile. Come viene fatto questa sperimentazione e questa ricerca? Noi coltiviamo questa coltura utilizzando concimi a basso dosaggio nei prime parti del ciclo colturale. Si chiamano concimazioni localizzate e hanno lo scopo di favorire una pronta partenza di questa coltura in primavera e arrivare rapidamente alla maturazione ancora nell'ultima parte dell'estate, senza con questo andare a sfiorare il periodo autunnale. Perché dobbiamo evitare questo? Beh, innanzitutto perché la pianta durante l'estate riesce, con le temperature più calde durante la maturazione, a maturare in fretta, ma a produrre di nuovo un prodotto più sano e con caratteristiche tecnologiche decisamente migliori. Ecco quindi che dobbiamo studiare la modalità migliore per concimare il mais al fine di poter potenziare la sostenibilità sia ambientale che naturalmente anche quella economica che sta alla base della produttività di questa fondamentale coltura per i sistemi alimentari italiani.